adesso diamo la parola chiaramente ai nostri candidati. Iniziamo con il candidato vice sindaco, un ragazzo laureato, un ragazzo giovane, pieno di entusiasmo e di voglia di fare. La nostra coalizione non si è riempita la bocca di cose che bisogna fare per i giovani e dire che i giovani devono fare questo, devono fare quello. No, noi li abbiamo candidati i giovani. E il nostro candidato vice sindaco è proprio un giovane in gamba che andrà ad amministrare a Aosta. Adesso lascio la parola a Fabio Platania. Bravo! Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti così numerosi. Vorrei fare un preambolo e un richiamo, nonostante questo sia già stato fatto dall'onorevole Cambursano e da chi ha preceduto gli interventi. Comunque vorrei fare un richiamo ai nostri valori e alle nostre radici, perché vorrei farvi capire quali sono i nostri valori di appartenenza, i valori di appartenenza di un giovane. Essere cittadini di Aosta vuol dire sentirsi parte di una comunità. Una comunità che ha cresciuto noi giovani sostenendoli, aiutandoli, riparandoli. L'espressione più frequente quando si incontra un valdostano che studia fuori valle a Torino o a Milano è questa, è che ti dicono: ma qua siamo dei numeri, qui siamo dei numeri. Ecco, questa espressione è secondo me la sintesi di quello che sono stati 50 anni di governo autonomista, progressista in questa regione, perché noi valdostani in valle e ad Aosta, numeri non lo siamo mai stati, siamo sempre stati trattati come cittadini. Ma c'è un motivo. C'è un motivo, e la spiegazione di questo concetto è che il valore fondante della nostra autonomia è la solidarietà, e questo è il nocciolo del problema. Da secoli questa regione, questa città è stata crocevia dell'Europa. Basta guardare una cartina, la Valle d'Aosta è Aosta, sta al nord-ovest dell'Italia. Ma se la stessa cartina la guardate posizionati dall'alto, noterete che questa regione, questa città, è al centro dell'Europa. Le montagne non sono mai state un ostacolo insormontabile, anzi, forse quell'essere quasi in una conchiglia, no? Posizionati in questa posizione, è sempre stato un aiuto a rinsaldare i legami fra chi già ci abitava e chi ci veniva e arriverà ad abitare. Ecco, si crea appunto questo grande senso di appartenenza, questo grande sentire comune che ci aiuta a capire l'assurdità della scelta dell'Union Val d'Atene. Lo scrivono anche sui cartelli: Aosta città ospitale. Ci sarà un motivo, no? Credo che la storia in questo caso ci insegni qualcosa. Ecco, attraverso questa coalizione nel 2010, questa coalizione, lo ripeto, esprime la candidatura di un sindaco, Michele Monteleone, e di un vice sindaco, che è Fabio Platania, che è colui che vi parla, che sono l'espressione di questa, della capacità che la Valle d'Aosta ha avuto di creare integrazione e che attraverso le nostre candidature esprime passione civica e amore per la propria città. Questo sentirsi parte di una comunità solidale, coesa ed integrata ha creato in me, in Michele e a tutti i candidati un forte senso identitario. Guardate, non è una questione di cognomi, non è una
viaggio fuori valle, magari anche in posti meravigliosi, perché la Valle d'Aosta è meravigliosa, ma tutto il mondo è bello se si ha il tempo di viaggiare e di scoprirlo. Ecco, quando si varcano le porte di Pont Saint-Martin, vedendo le montagne ed annusando l'aria, perché si capisce di essere in valle anche annusando l'aria, non basta vedere le montagne, ecco, questo mi fa dire: sono a casa. Questa è una casa che adesso ritengo fortemente in pericolo. È in pericolo da un accordo assurdo sancito tra l'Union Valdôtaine e le forze di destra, che non solo indeboliranno economicamente la nostra città, ma sgretoleranno i nostri valori che sono alla base della nostra autonomia. Per capire chi siamo e da dove veniamo, basta girare un po' per i paesi della valle, costellati di monumenti ai partigiani e agli alpini. Girate la testa, lì c'è il monumento all'alpino, coloro che ci hanno difeso sia durante la Seconda Guerra Mondiale,